Oggi prepariamo dei biscotti particolari, ma davvero buonissimi, i biscotti di Kaki. Non so voi, ma io adoro i Kaki o Lotti che dir si voglia. Quando sono di stagione li compro sempre, li consumo come frutto, ma li uso anche come ingrediente per tantissimi dolcetti, tra cui questi biscotti che sono davvero facilissimi da preparare e così morbidi che si sciolgono in bocca. Dai, iniziamo a prepararli. Iniziamo la preparazione partendo proprio dai loti. Dovremo eliminare il peduncolo, dividere a metà e ricavare la polpa aiutandoci con un cucchiaino. In questo modo. Lavoriamo ora la polpa con una forchetta. In questo modo. E spostiamoci all'interno di una ciotola dove dobbiamo aggiungere il burro a temperatura ambiente e lo zucchero semolato. Grattugiamo anche la scorza di un'arancia bio e la aggiungiamo all'interno della ciotola. Inizieremo a lavorare con la forchetta questi primi ingredienti così da ottenere una crema, proprio così. Aggiungiamo ora l'uovo e continuiamo a lavorare con la forchetta. È il momento di aggiungere la polpa di Kaki, che incorporeremo sempre con la forchetta. Aggiungiamo ora il lievito vanigliato per dolci e iniziamo a versare un cucchiaio alla volta la farina 00, lavorando sempre con la forchetta. Continueremo in questo modo fino a quando avremo aggiunto tutta la farina. A quel punto inizieremo a lavorare il composto con le mani. Spostiamo quindi sul piano di lavoro infarinato e continuiamo a lavorare fino a formare un panetto. Dovremo ottenere un panetto ben morbido ma non più appiccicoso. Lo copriamo quindi con pellicola trasparente e facciamo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Riprendiamo ora il nostro panetto, lo dividiamo in tocchetti da circa 30 grammi ciascuno. Facendolo ruotare tra i palmi formiamo delle palline. Le passiamo nello zucchero semolato dapprima e successivamente nello zucchero a velo, cospargendolo abbondantemente. Li disporremo quindi su una teglia. Non ci resta quindi che cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per circa 15 minuti. Una volta sfornati dovremo lasciare freddare completamente i nostri biscotti e saranno pronti da portare a tavola. Ora, come sempre, vi lascio il riepilogo di tutti gli ingredienti e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Per preparare i biscotti di Kaki serviranno 380 g di farina 00, 80 g di burro, 80 g di zucchero semolato, un uovo, 200 g di polpa di Kaki, 8 g di lievito per dolci, quanto basta di zucchero semolato, quanto basta di zucchero a velo. La trovi su tuorlorosso.it.